Coramiglia e Lavazza presentano Tazzine, un podcast sulla storia e le storie legate al caffè e un viaggio nel tempo nella città di Torino. Episodio 4. Pioggia. Se esiste una parola che descrive quella sensazione di quando si soffre per i patemi di qualcun altro. Magari una di quelle parole tedesche lunghissime che descrivono questo stato d'animo molto preciso. Ascolti le paturnie di qualcuno e tu soffri con lui o con lei in maniera proprio intensa, come se le sue pene fossero anche le tue. Sono una tazzina molto sensibile. Me lo diceva sempre anche una vecchia macchina per il caffè espresso che mi ha insegnato tutto quello che so. Comunque, io questa sensazione, alla quale non so dare un nome, l'ho provata attorno alla metà degli anni 20. Una sera in cui ho visto un ragazzo, un adolescente alto, dai modi un po' introversi, ricevere un rifiuto. Un due di picche, insomma. Questo ragazzo faceva parte di una combriccola che per un periodo è venuta spesso nel posto dove lavoravo allora, il caffè concerto La Meridiana. Non il posto più raffinato della città, diciamo così, ma ci si divertiva. Musica, fumo di sigarette, chantose in abito di scena e caffè, sì, ma anche un po' di alcol, devo dire la verità. Comunque, dicevo, al caffè concerto La Meridiana veniva anche questo ragazzino timido. Arrivava con gli amici, chiacchierava, a volte sembrava allegro e altre si isolava, pareva andasse in un posto tutto suo. Però io lo vedevo cosa faceva mentre non ascoltava le chiacchiere dei suoi amici. Guardava una ragazza dall'aria sveglia, una delle ballerine del caffè concerto. Lei aveva qualcosa che colpiva. Nello sguardo. La cotta che il ragazzo si era preso per lei era sempre più evidente, finché lui non è riuscito a trovare il coraggio e le ha chiesto un appuntamento. Ero poggiata proprio sul suo tavolino quando ho sentito il ragazzo, Cesare, anzi Cesare, come diremmo a Torino, dire a un suo amico: «Questa sera alle 6 finalmente ci vedremo». Insomma, alle 6 in punto, Cesare è lì, davanti al locale, che aspetta la sua ballerina, emozionato e contento. Passa un po' di tempo, ma lei non arriva. Mezz'ora, un'ora, niente. Due ore, tre, quattro addirittura. Ho sentito dire che è rimasto ad aspettare lì fuori da solo, mentre si era scatenato un bel temporale, tra l'altro, fino a mezzanotte. La ballerina non arrivò mai. Era già uscita con un altro, si dice. Oppure chissà, magari si era solo dimenticata di quell'appuntamento che per lei non significava poi molto. Pare che lui, a causa dell'acquazzone, prese una brutta pleurite e mancò da scuola per mesi. Ecco, l'immagine di questo ragazzo che non si rassegna al fatto di essere stato dimenticato, rifiutato e che aspetta sotto la pioggia mi fa stare male ancora adesso. Sono cose che succedono, lo so, e tanti potrebbero raccontare esperienze altrettanto disastrose. Però sono cose tristi. E poi a una certa età, quando si è molto giovani, fanno tanto male. Questa vicenda l'ha raccontata anche un cantautore italiano molti anni dopo, in una canzone diventata celebre. La sentivo sempre passare in radio mentre lavoravo. E insomma, l'avete capito, dai. Cesare è Cesare Pavese, uno dei più grandi intellettuali e scrittori del Novecento italiano, un personaggio immenso, ma tutt'altro che immune alle sfortune e alle delusioni dei comuni mortali. La Torino degli anni venti era una città tutta diversa rispetto ad oggi. C'erano ancora le carrozze e pochissime macchine in giro. E in quell'epoca lì, ma anche prima, andavano di moda dei locali che oggi praticamente non esistono più. I caffè concerto, appunto. I caffè chantant, se volete fare i raffinati.
Per farla molto breve, erano dei locali in cui si mettevano in scena degli spettacoli di canto, ballo, teatro, tutto un po' mischiato insieme, come nel varietà, che infatti nasce proprio da questi caffè. Che Pavese venisse alla Meridiana lo ha ricordato anche un personaggio centrale della Torino di quell'epoca, il professor Augusto Monti. Piccola pausa per raccontare chi è stato il professor Monti, uno di quei personaggi a cui tutti, credo, dobbiamo qualcosa. Anche lui Langarolo, come Pavese, è stato insegnante di italiano e di latino al liceo classico Massimo D'Azeglio. Monti non era un professore qualsiasi, così come il D'Azeglio non era un liceo qualsiasi. Lì si sono formati intellettuali come Leone Ginzburg, Giulio Einaudi, Norberto Bobbio e ovviamente lo stesso Pavese. Monti è stato un aggregatore, diciamo così, anche se non è una parola bellissima. Diede infatti vita a una sorta di gruppo piuttosto affiatato, la banda Monti, così come veniva chiamata, in cui bazzicavano gli amici e gli ex allievi più promettenti. E poi certo, Monti ha avuto una di quelle vite novecentesche che oggi ci sembrano incredibili. Aveva combattuto in trincea durante la Prima Guerra Mondiale, era addirittura stato prigioniero degli austriaci. Poi, negli anni a venire, sarebbe stato sempre un convinto antifascista. Perché sì, vale la pena ricordare che la marcia su Roma c'è stata nel 1922. Ecco, diciamo però che il professor Monti non condivideva tanto gli svaghi notturni dei suoi allievi. In un articolo pubblicato a metà anni 50 sulle pagine dell'Unità, Monti citò anche il caffè Meridiana, e non proprio in termini lusinghieri. La Meridiana, dove è ora Galleria San Federico all'incirca, era divenuta un caffè chantant non certo di prim'ordine. Io non ci andavo, naturalmente, erano passati per me quei tempi, se mai c'erano stati. Ma ci tornavano spesso i miei ragazzi. Ci tornava Cesare Pavese, allora mio scolaro di seconda liceale. Eppure io sono convinta che, a suo modo, la cultura fiorisse anche nei caffè concerto. Apro una parentesi. Per molti anni Torino è passata per essere una città grigia e fredda, tanto che alla fine pure qualche torinese ha finito per crederci. Eppure basta guardarsi intorno, notare le piazze, i palazzi Liberty, le strade piene di vita, per capire che non è così. E non solo. In passato Torino è stata una città bella canterina. Nel 1896 Edmondo De Amicis, il grande autore del libro Cuore, ha scritto sulla città: note di cantanti di caffè, suoni d'orchestre di birrerie, ritornelli di canzoni popolari e musiche erranti di mandolini e di fisarmoniche sembrano attraversare una città meravigliosa, dove rida una festa perpetua e siano sconosciuti gli affanni, le fatiche e la miseria. Ecco, non voglio dire che fosse sempre una festa, però a Torino ci si sapeva anche divertire. A questo proposito ho voluto fare quattro chiacchiere con un simpatico giovanotto, Eugenio Cesaro, ovvero il frontman del gruppo torinese degli Eugenio in Via di Gioia. Certo, ci spostiamo in territori più contemporanei, ma vorrei sapere se esiste una tradizione cantautorale piemontese o torinese. Certo che sì. Comunque, e quali sono, secondo lui, i cantanti o cantautori che ne hanno incarnato meglio lo spirito? Sono sicuro che esista, a partire da Leo Chiosso a Gipo Farassino, fino ad arrivare ai due fratelli Righeira, passando per Fred Buscaglione, e poi sempre torinese c'è Tozzi addirittura, Umberto Tozzi. L'ho scoperto da poco Tozzi, l'ho scoperto mentre scrivevo la canzone dell'Eurovision a Torino. Ho scritto questa canzone per raccontare tutte le eccellenze torinesi e a un certo punto mi sono imbattuto in Umberto Tozzi, non lo sapevo. Vabbè, a parte gli scherzi, è molto interessante perché molte di queste personalità poi ritornano. Mi viene in mente Fred Buscaglione. Io lo ascoltavo da piccolo quando andavo in macchina. Mio padre mi faceva ascoltare spesso il teatro canzone da Iannacci a Gaber e anche Fred Buscaglione, anche se non credo si siano mai conosciuti. Non lo so, questo non lo so, però secondo me c'è del,
c'è qualcosa che li accomuna. E ciò che mi piace di più di Fred Buscaglione è che è riuscito a racchiudere dentro le sue canzoni uno spirito di goliardia, pur non essendo lui esattamente uguale al personaggio che rappresentava. Cioè Fred Buscaglione si dice fosse astemio e raccontava invece di queste storie di ubriaconi e di uomini che facevano cose riprovevoli. E proprio a proposito di Fred Buscaglione, noi abbiamo partecipato qualche anno fa a Sotto il cielo di Fred, un contest della città di Torino che in qualche modo aiuta le nuove band, i nuovi artisti italiani e torinesi ad emergere. Allo stesso tempo, partecipando a questo contest, si devono imparare le canzoni di Fred e devono essere riprodotte durante i live, e questo fa sì che, oltre che dare spazio alle nuove band, si riporti in luce tutto un repertorio di canzoni che hanno rappresentato la città di Torino. Ecco Eugenio, poi voglio anche restituire la dignità che meritano ai caffè della città, che sono sempre stati frequentati da intellettuali di altissimo livello, torinesi, italiani, ma anche stranieri. Secondo te di questo fervore culturale oggi è rimasto qualcosa? Per quanto mi riguarda, io sono un grande frequentatore di bar torinesi, e soprattutto in centro, prima di andare a suonare per strada. Mi piace prendermi una mezz'oretta, bermi un caffè, e poi una bottiglietta d'acqua e poi iniziare a cantare. E questo mi ha fatto conoscere innanzitutto qualche anno fa il Bicerin, che so essere una bevanda anche molto apprezzata da Cavour, e ad amarlo al punto tale da stilare una classifica di tutti i bar di Torino che producono il Bicerin, e in qualche modo a capire quale di questi lo facesse nel modo corretto, perché è la mia bevanda preferita. Per chi non lo sapesse, il Bicerin è composto da caffè, cioccolata calda, amara e crema di latte, che è diverso dalla panna montata. Purtroppo non tutti lo hanno capito, e infatti alcuni bar li ho bocciati così a prescindere. E questa bevanda, servita anche con un po' di punte mez, che è un liquore torinese, è perfetta per accompagnare dei pensieri e delle ispirazioni delle canzoni. Infatti molte canzoni degli Eugenio Via di Gioia sono nate davanti a un Bicerin. Se questo può essere un modo di continuare a tramandare, diciamo, la tradizione dei locali di questo tipo, non so se sono un intellettuale, però le canzoni in qualche modo fanno parte della cultura, ecco, quindi sì. In giro per il centro di Torino ce ne sono davvero tanti di bar, alcuni anche storici. Mi viene in mente Via Po, sotto i portici ce ne sono parecchi, anche se io preferisco quelli delle piazze. Piazza Carignano, che è la mia piazza preferita, e tutte le vie adiacenti nel centro di Torino hanno una peculiarità, che essendo in zona pedonale c'è un grande silenzio, e questo via vai di persone che io trovo molto ispirante, perché guardare le persone che camminano, che parlano, che chiacchierano, come sono vestite, quanto camminano in fretta, che cosa hanno in mano, se parlano al telefono, cosa dicono, ascoltare i discorsi delle altre persone, io impazzisco. Quando vado in tram o in pullman mi metto lì e ascolto i discorsi delle persone, non c'è niente di più bello. Sono un po' un voyeur, e devo dire che questo tipo di atmosfera per me è stato molto ispirante. Torniamo ai vecchi caffè concerto. Va bene, io sono di parte e li ho amati molto, è vero. Però sono convinta che siano stati dei luoghi importanti anche a livello culturale. Per spiegarvi cosa intendo, vi voglio presentare una donna che ha avuto un grande impatto sulla vita del nostro paese, sebbene da un punto di vista più leggero e scanzonato. E per farlo vi porto in un altro posto, mi scuserete, meno allegro, ma molto bello, fidatevi, ovvero il Cimitero Monumentale di Torino. Se c'è una cosa che non capisco degli umani è che avete una paura atavica della morte. Ma poi visitate un cimitero e dite: che pace, che posto tranquillo, come si sta bene. Ma chi vi capisce? Certo, in quanto tazzina sono un po' meno sensibile all'argomento, ok? Ma devo dire che anche a me piace il Cimitero Monumentale di Torino. In
particolare mi piacciono il rumore dei passi sulla ghiaia, le statue così solenni che osservano i visitatori, il bianco del marmo che nelle belle giornate fa pandan con il cielo azzurro. È effettivamente un posto in cui i pensieri rallentano, si fanno più tranquilli. E non chiedetemi come fa una tazzina ad essere stata in un cimitero. Ho i miei metodi. Lasciatemi qualche piccolo segreto. Comunque sia, nel campo primitivo ovest del cimitero c'è una di quelle tombe che colpiscono subito chi la osserva. Una statua raffigura una donna distesa, con le braccia alzate e i piedi nudi, la veste un po' stroppicciata. Sembra una diva. E in effetti è la tomba di una diva. È Isa Bluett, una delle donne più famose degli anni 20 e 30, tra le prime soubrette che l'Italia ricordi, se non proprio la prima. Una donna dall'incredibile intuito e fascino. Il vero nome di Isa Bluett era Teresa Ferrero. Era nata nel 1898 e di certo nessuno si aspettava che sarebbe diventata una diva. Infatti Teresa, fin da molto giovane, iniziò a lavorare come operaia alla manifattura Tabacchi di Torino. Ma non era la vita che sognava e ben presto iniziò a esibirsi nei caffè concerto come chantosa. Quindi cantava e ballava, faceva del varietà, diremmo oggi. Isa Bluett è stata una delle prime soubrette d'Italia, ma non solo. Scoprì anche due talenti comici che poi sarebbero diventati dei veri e propri giganti, Erminio Macario e Antonio De Curtis, ovvero Totò. Sì, fu lei a lanciare Totò, non il contrario. Fu lei a riconoscere il suo talento. La immagino, con il suo caschetto nero e le sopracciglia tonde, scrutare un giovane Totò, magari al tavolo di qualche locale, con un espresso davanti, e immaginare che quell'omino dal mento sporgente sarebbe diventato il principe della risata. A quel tempo, comunque, nemmeno il caffè espresso era popolare come oggi. Come vi ho già detto, il sapore dell'espresso era ancora in evoluzione, ben diverso da quello al quale oggi siamo abituati. In quegli anni, però, il suo consumo continuava a crescere. Negli anni 20 il caffè aveva iniziato a diffondersi anche come bevanda casalinga. Insomma, il percorso che avrebbe portato il caffè nelle case di tutti gli italiani era cominciato. E infatti anche l'attività di Luigi Lavazza andava sempre meglio. Nel 1925 la sua bottega inaugurò il primo stabilimento e pensate che l'abitazione della famiglia si trovava al primo piano dello stesso edificio. Nel 1927, l'anno prima che Isa Bluett scritturasse Totò nella sua compagnia, la Lavazza divenne una vera e propria società, costituita non solo da Luigi e dalla moglie Emilia, ma anche dai figli e figlie Mario, Beppe e Maria. E badate bene che all'epoca una presenza femminile con questo ruolo non era affatto una cosa scontata. Comunque, per concludere con Isa Bluett e per dimostrare che gira e rigira tutto torna, si dice che la ballerina di cui si innamorò Cesare Pavese, quella che gli costò una pleurite e una lunga assenza da scuola, facesse parte proprio della compagnia di Isa Bluett. Io sinceramente questo non me lo ricordo. Ricordo bene però che agli inizi della sua carriera Isa si esibiva al caffè La Meridiana, ma poi approdò su palcoscenici decisamente più degni di lei. Insomma, se in Italia si è diffuso il varietà, lo dobbiamo anche a figure come lei, in apparenza leggere, proprio come gli spettacoli di varietà, ma che hanno significato moltissimo per la storia del nostro costume. Ecco, da Eugenio degli Eugenio in Via di Gioia vorrei sapere un'altra cosa, perché io ormai sono un po' tagliata fuori dal mondo dei giovani. Quali sono i luoghi in cui i ragazzi che fanno musica si incontrano oggi? Come avvengono gli scambi culturali?
Allora, devo dire che Torino è stato per noi, Eugenio e Di Gioia, una culla bellissima per nascere. Ci ha dato veramente l'humus fertile da cui attingere tutte le sostanze nutritizie. Abbiamo iniziato facendo una serie di concorsi, come dicevo prima, Fred Buscaglione, ma anche Torino Sotterranea, Magella Non Solo Rock, che permettono veramente ad artisti, ma neanche artisti, ragazzi che hanno in braccio per la prima volta il proprio strumento, di esprimersi, di avere un pubblico. E questo fa sì non solo che queste band abbiano un palco per la prima volta, ma anche che si conoscano e inizino a trovare un dialogo e a creare rete. E negli anni anche iniziative come il Reset Festival ha permesso a noi Eugenio in Via di Gioia di conoscere Willy Peyote, così come la banda Fratelli, così come i Subsonica stessi e Levante e tantissimi altri artisti come Bianco, In Adar Solo. E questo ha creato veramente un incontro, anche Perturbazione, che non sono di Torino ma sono di Rivoli, li abbiamo conosciuti in occasioni di questo tipo. Quindi credo che Torino sia un'eccellenza. Poi col tempo, quando ci siamo anche spostati in altre città per tour e altre iniziative, ci siamo resi ancora più conto di quanto fosse forte l'underground torinese. E con underground intendo proprio tutto il substrato di musica che non è ancora emersa, ma che riesce ad avere comunque spazio per esprimersi. Ho avuto la fortuna proprio quest'estate di conoscere, tra l'altro, la nuova generazione di cantautori non torinesi, ma che hanno deciso di trasferirsi a Torino tutti adesso, e quindi nei prossimi mesi arriveranno dei ragazzi dai 20 ai 24 anni, appunto. Li ho conosciuti a una residenza artistica a Salerno, quindi proprio lontanissimi da Torino, però tutti erano convinti che Torino fosse la città giusta per partire. Questa cosa mi ha un po' stupito, e però appunto effettivamente negli anni Torino ha dato prova di essere veramente una culla fertile per partire, ecco. Così è stata anche per noi. Ma torniamo alla banda Monti, chiamiamola così. Anche la banda aveva un suo caffè di riferimento, ovviamente. Si dice che i ragazzi andassero spesso al caffè Bottiglieria Rattazzi. Immaginate Giulio Einaudi, fra le altre cose figlio del futuro presidente della Repubblica, l'intellettuale antifascista Leone Ginzburg, il critico e musicologo Massimo Mila, il filosofo Norberto Bobbio e ovviamente Cesare Pavese, seduti al tavolino di un bar a parlare di cose importanti come politica e letteratura. E insomma, fra questo gruppo di giovanissimi amici c'era il nucleo dei fondatori della casa editrice Einaudi. Pensate che Giulio Einaudi all'epoca aveva appena 21 anni. Immaginateli, questi ragazzi uniti dalla passione per la cultura, che in un momento tutt'altro che facile decidono di puntare tutto sull'amore per i libri. Avevano imparato bene la lezione di libertà del professor Monti. Molti di loro, infatti, si opposero al regime di Mussolini. C'è chi ha dato la sua vita per questo, come Leone Ginzburg, chi ha dovuto affrontare un esilio, come lo stesso Giulio Einaudi, o il confino, come Pavese. Ecco, Cesare, a dire il vero, nel suo caso era stata una faccenda di cuore. Quel ragazzo era proprio tormentato. Fatto sta, però, che nel 1935 venne spedito a Brancaleone, in Calabria, dove rimase per circa 8 mesi. Nello stesso periodo anche Augusto Monti venne arrestato e chiuso in un carcere per 5 anni. Lo so, mi ripeto, ma vi ho già detto che non mi piace tanto rivangare quei tempi tristi. A volte penso a come sarebbe bello avere una radio in grado di sintonizzarsi con il passato. Già mi immagino. Cambio frequenza, mi sintonizzo sulla Torino del, 1860, ed ecco la voce di Cavour, con quell'inconfondibile timbro un po' incerto, perché il conte si trovava molto più a suo agio col francese che non con l'italiano. Di nuovo, cambio frequenza, e siamo nel 1824. Una guida accoglie i visitatori del Museo Egizio di Torino, il primo museo egizio del mondo. Cambio ancora, eccomi nel settembre 1938, a Milano, precisamente nell'ufficio Brevetti.
C'è un uomo che si chiama Achille Gaggia che sta registrando un'invenzione che porterà l'Italia direttamente nell'era del caffè espresso che conosciamo oggi. Si trattava di una macchina non più a vapore, bensì a pressione, in grado di regalare all'espresso la sua caratteristica meravigliosa crema. Da lì in poi cominciò a cambiare davvero tutto. Continuo a viaggiare fra i suoni del passato. Nuova frequenza, nuova situazione, difficile da decifrare. Si sentono dei passi e poi uno strano tic. E poi ancora tic, a intervalli non regolari. Ascoltando bene, si sente anche un lieve masticare. Ho capito chi è e anche cosa sta facendo. Il responsabile di questo curioso suono è un uomo adulto, che ripete un gesto semplice e per qualche motivo memorabile. Ha delle ciliegie in tasca, le prime della stagione, quelle ancora piccole e un po' acquose. E ogni tanto ne tira fuori una, la mangia, sputa il nocciolo e lo scaglia contro il muro con un movimento secco. Tic, tic, tic. I lettori più avidi avranno già capito a chi ho rubato questa scena, perché modestia a parte sono una tazzina che ama leggere e ogni tanto mi piace rimarcare questa cosa qui. L'uomo delle ciliegie è ancora lui, Cesare Pavese. E questa scena è descritta nel libro più famoso della grande scrittrice Natalia Ginzburg, Lessico familiare. Pavese che gusta delle ciliegie è un'immagine che infonde uno stupefacente senso di pace. Eppure per Ginzburg questo ricordo è legato a un periodo decisamente tragico, la primavera del 1940, ovvero l'entrata dell'Italia in guerra. Quelle ciliegie, prima gustate, poi spolpate, lanciate contro il muro, mi dicono qualcosa. Ma non so afferrare bene cosa. Direi qualcosa sul tempo che passa. Tic, tic, tic. Ecco, adesso vi devo confessare un segreto. Pavese, io, non l'ho riconosciuto subito. Cioè, mi spiego meglio. Me lo ricordo quando era praticamente un adolescente al caffè concerto alla Meridiana. Questo ve l'ho raccontato. Però... per me quel Cesare, quel ragazzino, era solo uno dei tanti avventori che venivano al caffè concerto. Si innamoravano perdutamente di una sciantosa che 9 su 10 non li avrebbe degnati di uno sguardo, uno di quei ragazzini che della vita dovevano ancora capire tutto, dalla A alla Z. Insomma, io Cesare Pavese non l'avevo proprio riconosciuto, nel senso che non avevo riconosciuto la sua grandezza. E questo mi ha ricordato la prima lezione del caffè o del bar. Nessuno è mai insignificante come sembra. Pensateci, quella ragazza giovane con i capelli lunghi e scuri che beve il suo espresso al bancone a fianco a voi la mattina prima di andare al lavoro, magari fra 10 anni vincerà un Oscar. Quel tipo solitario che ha sempre gli occhi fissi sul cellulare tanto che voi pensate «Ma questo sempre su Facebook sta?» Ecco, a parte che fatevi gli affari vostri, ma magari chissà, sta ricontrollando febbrilmente le bozze del libro che tra un paio d'anni gli farà vincere il premio Strega. Oppure, molto più banalmente, se solo vi degnaste di scambiare 2 chiacchiere con la donna dall'aria ansiosa che guarda di continuo l'orologio dietro al bancone, scoprireste che è l'amica che avete sempre desiderato, la persona in grado di capirvi al primo sguardo. Ecco, per me il bar, il caffè espresso, rappresentano questo, il riconoscersi, il dedicarsi del tempo e magari il volersi bene. E rieccomi qui con il momento credits. Tazzine è un podcast di Cora Media promosso dalla Vazza. È stato scritto da Ilaria Orru. La voce me l'ha prestata Francesca Pellas. Le registrazioni, l'editing e il sound design sono di Cristiano Lomele. La producer è Anna Nenna. La cura editoriale è di Sara Poma.